Buonasera da Bruxelles. Intervento in due tempi per salvare la Grecia da crisi finanziaria che ha investito il paese. Domenica prossima i ministri dell'economia dovranno dare il via libera a 12 miliardi di euro d'aiuti. Poi, l'11 luglio, potrebbero entrare fondi privati a sostegno di Atene. Non c'è un piano B, ha detto oggi il commissario agli affari economici Olli Rehn, ammettendo che senza accordo si rischiano scenari catastrofici per la zona euro. Protesta dei piloti di tutta Europa oggi in Lussemburgo, dove si è svolto il Consiglio dei Trasporti Europei. I piloti chiedono nuove regole per le norme sulla fatica e lo stress per i turni di lavoro. In particolare chiedono di prendere coscienza dei rischi reali per i passeggeri connessi alla fatica degli equipaggi. Il sindacato piloti sollecita regole europee basate su studi scientifici per combattere efficientemente questi rischi. La Commissione europea ha richiamato formalmente l'Italia per la mancata applicazione delle norme europee in materia di rottamazione dei veicoli. In caso di mancato adeguamento arriveranno multe salate. L'Italia ha 2 mesi per rispondere, si legge in una nota di Bruxelles, dopodiché la Commissione potrebbe deferire l'Italia alla Corte di Giustizia europea. Bruxelles apre una procedura di infrazione per la gestione della discarica romana di Malagrotta. L'esecutivo comunitario la ritiene non adeguata alla modalità con cui i rifiuti vengono trattati prima di essere stoccati. La decisione arriva proprio mentre la Regione Lazio starebbe cercando una nuova collocazione per l'impianto. Mare europeo in buona salute, oltre il 92% dei siti di balneazione lungo le coste rispettano i requisiti minimi richiesti dall'Europa. Secondo uno studio, l'Italia conta il maggior numero di aree balneabili rispetto a tutti gli altri paesi europei, superando i 5.000 siti.